Ciao a tutti, siamo nella sede del CDSE, io sono Alessia Io sono Luisa. e oggi vi raccontiamo la seconda parte della storia della Birincintola, di questa contadina astuta e intelligente che a forza di prendere in giro il padrone, questo finisce per innamorarsene. Eravamo rimasti che questi riescono proprio a sposarsi. Vediamo che cosa succede ora. Capita un giorno che due contadini erano stati chiamati dal padrone a lavorare nel giardino della villa. Il contadino Tonio, che aveva due mucche e una incinta, e il contadino Cecco, che aveva un'asina. Allora, mentre sono a pranzo e la Birincintola gli aveva fatto una bella pasta asciutta, che cosa succede? Succede che la vacca partorisce e quindi loro vanno nella stalla dopo pranzo e trovano il vitellino. Questo vitellino però gli era ruzzolato sotto la pancia dell'asina. E allora i due contadini gli iniziano a brontolare. Cecco, il padrone dell'asina, e gli inizia a fare: vedi, gli è mio il vitellino, gli è sotto la pancia della mia asina. E quell'altro, Tonio: no, davvero, la mucca l'era mia, sicché il vitellino gli è mio. E questi continuano a litigare. Allora il padrone, per farla finita, dice: via giù, e il vitellino gli è sotto l'asina, e gli è del padrone dell'asina, gli è di Cecco. La Birincintola, che aveva visto questa scena, è vero che aveva promesso al suo marito di non mettere bocca nelle faccende dei contadini, ma non poteva stare, dice: ma questo passa veramente da grullo. Allora va da Tonio e gli dice: senti Tonio, ho visto, tu hai ragione, è chiaro che il vitellino sia della mucca, ma te fai così, vai in quella vasca bella dove abbiamo tutti i pesci e inizi a battere i pesci con una mazza. Se gli arriva il mio marito, il padrone, tu gli devi dire: io batto pesci perché questi mi hanno mangiato il panico, ovvero il becchime che ho seminato sulla terra. E sentiamo un po' lui cosa ti dice. Allora arriva Tonio che inizia a battere i pesci dentro la vasca. Arriva il padrone e gli dice: ma cosa stai facendo? Ma perché tu mi ammazzi i pesci? Dice: ma è per forza, perché i pesci mi hanno mangiato tutti i becchime che avevo seminato sulla terra. Il padrone gli dice: ma com'è possibile che i pesci possono uscire dalla vasca e mangiare i becchime? Saranno gli uccelli che mangiano i becchime. Signor padrone, dice, oggi gli è tutto possibile, perché se un'asina può partorire un vitellino, allora vuol dire che i pesci possono uscire dalla vasca e mangiare i becchime. Il padrone s'ammosca la cosa e gli dice: senti, non tu me la fai, Tonio. Questa è una trovata della mia moglie, della Birincintola. Te intanto vai e prendi il tuo vitellino, ma ora alla mia moglie ci penso io. Allora il padrone, ferito nell'orgoglio, torna a casa per litigare con la Birincintola. Gli dice: tu hai messo bocca nei miei affari, ma via, tu passavi da grullo, è veramente una cosa troppo grossa. Però lui non ne volle sapere, ormai l'aveva detto, e quindi decise: bene, tu prendi la cosa che ti piace di più del palazzo, tu prendi i gioielli, tu prendi il corredo, prendi la cosa che più ti piace, però tu vai via, non ti voglio più vedere, tu mi hai fatto troppo arrabbiare. Allora alla Birincintola gli viene subito un'altra idea. La prende la vanfarmacia, la prende il sonnifero più potente che la trova e la sera, quando gli erano a fare l'ultima cena prima di salutarsi, prima che lei la tornasse al suo podere, glielo mette tutto nel bicchiere di vino. Lui tracanna tutto e casca addormentato come un sasso, dorme tutta la notte. Allora lei nel frattempo la lo mette in una cassa di legno, la lo chiude ben bene e la chiama il suo babbo la mattina dopo per farsi venire a prendere per ritornare al podere. Dice: su, vabbè, che succede? Ho messo bocca negli affari del padrone e mi manda via. Poi era noi, te con questa lingua, tu devi sta zitta, te l'avevo detto io. E poi con questa cassa così pesante, e che c'è dentro? Mi ha detto: prendi quello che vuoi dal podere, dalla villa del padrone, e io ho tirato a prendere. T'ha fatto bene, via, giù, torniamo a casa. E vanno a casa. La mattina dopo, il padrone si sveglia, però si sveglia e a un certo punto sente cantare la Birincintola che fa la 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 la, e mentre il babbo dice: ma che la fa, la canta, la dovrebbe piangere. Il padrone inizia un po' a aprire gli occhi, dice: ma questa è la Birincintola che canta. Dice: ma non sono a casa mia, non sono nel mio palazzo, ma questo gli è il contadino, gli è il babbo della Birincintola, ma cosa ci fo qui? A quel momento appare la Birincintola, dice: ma non ti devi arrabbiare, io ho eseguito i tuoi ordini, ti hai mai detto? Prendi dal palazzo la cosa più bella per te e io ho preso te, che sei la cosa più preziosa di questo palazzo, e ti ho portato qui con me. Allora il padrone gli disse: senti Birincintola, tanto con te là non ci si fa, e sempre più innamorato e sempre più divertito, tornarono insieme nel palazzo. E allora tutte e due vissero per sempre felici, contenti e prendendosi in giro.